cominci a usare un po' di sforzo da fare per tessere il panettiere, perché i comunisti non avevano consentito di continuare a far parte del consiglio della National Gallery di Londra. Causa principale di quella decisione era stata l'offerta di Duven di vendere alla galleria 8 pannelli del Sassetto. Chamberlain e alcuni membri del consiglio ritennero che Duven non potesse offrire alla galleria, quale venditore, opere delle quali, come rappresentante della galleria stessa, avrebbe dovuto approvare l'acquisto. Il provvedimento ferì profondamente Duven, così come lo urtarono le indecisioni di Kress, che persisteva nell'abitudine di voler le foto di ogni pezzo e di bombardarlo di domande. A proposito di numerose opere d'arte che aveva in consegna, il 17 maggio del 39 Duven si imbarcò a New York per recarsi a quella che chiamava casa sua. La vigilia della partenza aveva telefonato a uno dei propri aiutanti e gli aveva chiesto di fare un giro in auto con lui a Central Park. A un certo punto Duven aveva voluto scendere a far 4 passi. Era stato subito costretto a sedere su di una panchina. Era gravemente malato, lo si vedeva. Tuttavia aveva chiesto al socio di aiutarlo a realizzare un nuovo e formidabile progetto. La collezione Widener era stata offerta alla National Gallery e Duven sapeva che la galleria stava per rifiutare il dono. Cioè, così gli avevano detto. La galleria era disposta ad accettare i dipinti e le sculture, ma non gli arazzi, le armature e le altre raccolte che non rientravano nei suoi piani. Da parte sua, Widener non era disposto a smembrare la collezione. Duven propose quindi al socio che la ditta comprasse tutta la collezione, Widener rivendendo poi alla National Gallery dipinti e le sculture al prezzo pagato a Widener per tutto il complesso. Il resto della collezione non gli sarebbe costato nulla e tutto ciò che avesse potuto vendere avrebbe rappresentato un guadagno netto. Quanto credi che ci vorrà per comprarla? Domandò il socio. 25 milioni di dollari, 15 miliardi e 625 milioni di lire, rispose calmo Duven e gli diede istruzione di occuparsene immediatamente e di mandargli a Londra dei rapporti sull'andamento delle trattative. Gli raccomandò anche di star dietro a Kress per i quadri ancora invenduti. Duven morì al Claridge di Londra 8 giorni dopo la sua partenza da New York. Le ultime parole che disse all'infermiera furono: «Li ho giocati per 5 anni». L'ultima lettera di Duven, scritta di suo pugno a bordo della nave, giunse a New York il giorno dopo la sua morte. Sollecitava i soci a concludere l'affare con Widener, affare che non giunse mai in porto poiché la National Gallery decise finalmente di accettare le condizioni poste dallo stesso Widener per la donazione. 2 anni dopo la morte di Duven, Kress comprò tutti i dipinti le cui trattative si erano trascinate per tanto tempo. Duven continuava a vendere. Poi qui ci sono 10 tavole che gli autori hanno pensato fossero imprescindibili, hanno pensato che fossero 10 capolavori che la gente doveva conoscere. Rembrandt Van Rijn. La dama col ventaglio distrutto, scuola olandese, per concessione della National Gallery of Art, Washington DC, collezione Widener.
Molto tempo fa, quando entrò a far parte della collezione del principe Yusup a San Pietroburgo, questo ritratto è certamente uno dei più belli che mai siano stati dipinti. Era conosciuto come il ritratto di Maddalena van Loo, moglie di Tito. Tito fu l'unico figlio di Rembrandt. Il dipinto, eseguito intorno al 1667, è un esempio dello stile di Rembrandt nella piena maturità e corrisponde al periodo della sua vita in cui l'artista, rovinato finanziariamente, era stato costretto a vendere i suoi beni, dispersi all'asta per tutta Amsterdam. La forza di espressione pittorica raggiunta da Rembrandt con questo capolavoro difficilmente può essere eguagliata. La sua capacità di rendere la realtà con evidenza scultorea e di usare i chiaroscuri per rivelare con maggior eloquenza la spiritualità di un essere umano si dimostra qui ancora una volta insuperabile. Pinky, scuola inglese, per concessione della Henry Huntington Library and Art Gallery di San Marino, California. Sir Thomas Lawrence, che iniziò la sua carriera di pittore a 5 anni come bambino prodigio e la concluse come presidente dell'Accademia Reale Britannica, non fu pittore somma, ma nemmeno di scarso valore. Certo, fu un artista brillante, anche se talvolta un po' superficiale. In alcuni suoi quadri, egli non nasconde la noia che gli ispirano certe signore del bel mondo, le cui grazie era così spesso chiamato a dipingere, ma i suoi ritratti di fanciulli sono sempre freschi e incantevoli. Il ritratto di Pinky e Rosellina è molto noto. La dolce fanciulla, fiera e briosa insieme, promette già di diventare, crescendo, una tipica eroina dei romanzi di Jane Austen. Purtroppo Pinky, cioè Sarah Maltoun Barrett, morì a 12 anni.